Chi non ha da bambino giocato a dama almeno una volta? Ma forse non tutti sanno che esistono campioni di questa disciplina, veri e propri maestri che hanno portato il gioco a livelli di eccellenza. Tra questi, l'ospite di Parma Città Europea dello Sport 2011 che ha sfidato, sotto i portici del Grano, bendato, tre assessori. E il gran maestro Michele Borghetti, un vero fuoriclasse, tanto da essere denominato il Maradona della Dama. Tra le sue conquiste, un record assoluto, ottenuto realizzando 40 punti su 46 ai giochi simultanei alla cieca, cioè bendato, contro 23 avversari, 17 vittorie e 6 pareggi, nessuna sconfitta. Nel 2011 ha partecipato ai campionati mondiali di dame inglese contro Alex Mosier, ottenendo 6 vittorie, 7 sconfitte e 27 pareggi. Nessun italiano era mai arrivato così lontano in una competizione di dame inglese. La parola dama proviene dal francese dame, per derivazione dal latino domina, ed indica il pezzo sovrano e per estensione l'intero gioco. Nell'antica Roma si chiamava Iudus Dominarium, gioco delle signore nobili. Nel gioco moderno della dama a 64 caselle è stato stimato che si possano compiere circa 5 miliardi di mosse. Il gioco della dama inglese è stato esaminato in modo esaustivo da un gruppo di matematici che analizzando le mosse sono riusciti a produrre un programma in grado di giocare in modo perfetto, non commettendo mai errori. Lo stesso gruppo ha dimostrato che se due giocatori giocano in modo perfetto, le partite terminano inesorabilmente con un pareggio. Nella dimostrazione mattutina, contro l'assessore allo sport Carlo Alberto Cova, l'assessore alla viabilità e trasporti Davide Mora e l'assessore alle politiche per l'infanzia Giovanni Paolo Bernini, è stato quest'ultimo a resistere più a lungo, quasi un'ora, ricevendo al termine della sfida i complimenti da parte del gran maestro. Ho cominciato a giocare a dama così, accompagnato da mio babbo, che è arbitro internazionale, e non mi piaceva giocare a dama. E ci fu il vecchio segretario della federazione che mi disse: dai Michi, perché non cominci a giocare? Ma non mi piace, non so giocare. Guarda, se ti regalo una damiera, se te partecipi al torneo. E da lì è cominciata la mia carriera da mister. Ovviamente quel primo torneo fu un disastro, ma non mi scoraggiai e ho continuato a giocare. E quello che mi piace della dama è il fatto che è tutto... dipende da noi stessi, non c'è il fattore fortuna, è un gioco molto bello, semplice nelle regole, però non bisogna confondere la semplicità delle regole con la difficoltà del gioco. Ecco, è un po' come paragonare una partita di calcetto fra amici a una partita di Serie A o addirittura di campionato del mondo, c'è una bella differenza. E la dama anche fra le sue peculiarità ne ha una particolare, che è accessibile a tutti, non c'è bisogno di una un particolare status per poter giocare a dama, e comunque sia è accessibile anche a chi magari ha dei problemi fisici. Ci sono stati dei grandissimi campioni, fra i quali un inglese, un famoso inglese, Derek Holbury, che era in carrozzina e diventò campione del mondo, non nello sport, diciamo, per i paraplegici, ma nella categoria maggiore. Oggi ci sarà un'interessante sfida, giocherò bendato contro tre assessori del comune di Parma, e giocare bendato è una cosa un po' particolare, perché praticamente consiste nell'affrontare degli avversari senza guardare la damiera. Come funziona, come si svolge questa cosa? Io sono girato, sono bendato, non vedo, non tocco la damiera. E partiamo dal presupposto che la dama è numerata, ogni casella ha il suo proprio numero. A me viene comunicato il numero della casella da quale ha spostato il mio avversario, il numero di partenza al numero di arrivo, e io devo visualizzare mentalmente ogni partita e una volta che mi è stata detta la mossa faccio la mia analisi e comunico la contromossa. Oggi sarà una piccola simultanea contro tre persone, quindi una volta che avrò mosso contro il primo avversario si passerà al secondo, lui muoverà e io darò la mia risposta, al terzo lui muoverà e io darò la mia risposta, e poi si ritornerà al primo giocatore dove dovrò fare la mia seconda mossa. Però non mi verrà detto, non mi verranno dette le mosse precedenti della partita, quindi dovrò ricordare mentalmente ogni partita e ogni singola posizione di ogni partita, cioè devo tenere a mente ogni singola mossa e senza che non mi possa essere ricordato o comunicato, eventualmente io dovessi dimenticarmi di qualche mossa non,
non mi può essere detto le mosse precedenti. Siamo qui sotto i portici del Grano con i gong delle campane della piazza che stanno annunciando l'inizio del nostro incontro, un avvenimento direi abbastanza nuovo per la nostra città, ma soprattutto un onore enorme. Ospitare il maestro Michele Borghetti nella nostra città è come ospitare Cassius Clay nel pugilato, è come avere un Merckx, un Binda del ciclismo. Una disciplina non conosciutissima, ma abbiamo veramente un fenomeno. E il curriculum del maestro parla da solo. Vittorie su vittorie a tutti i livelli, dal campionato nazionale, mondiale. E soprattutto questo primato che ha dell'incredibile, al limite del fantascientifico, di aver vinto, di aver giocato contro 23 persone contemporaneamente bendato e senza perdere neanche un incontro, pareggiandone 6 e vincendo gli altri, sempre se non ricordo malissimo. Comunque le cifre sono in ogni caso strabilianti. Adesso io e un paio di colleghi ci prestiamo come vittime sacrificali per dimostrare questa eccellenza assoluta.